considerazione le religioni cosiddette tradizionali. Con il nome di religioni tradizionali si è solito indicare le espressioni di religiosità dei popoli primitivi, soprattutto africani, che, non raggiunti dal progresso occidentale, hanno conservato usi, costumi, espressioni della fede sincera dei propri padri e degli antenati. Ogni popolazione africana ha sviluppato una sua specifica religione, che è divenuta poi parte integrante del suo patrimonio culturale. Si può dire quindi che esistono tante religioni tradizionali quante sono le popolazioni, anche le etnie, anche se è possibile anche individuare tra di esse alcuni caratteri comuni, e qua ne elenco qualcuno. Tutte credono in un Dio creatore, che tuttavia resta distante dalla storia degli uomini, non interviene in loro favore. In tutte riveste un'importanza fondamentale il culto degli spiriti degli antenati, che vegliano sui loro discendenti e sull'intera comunità. Tutte inoltre hanno un'importanza fondamentale nell'organizzazione di tutta la vita sociale, soprattutto per il rapporto tra i giovani e gli anziani, per le relazioni tra i sessi differenti e con la natura, la presa in carico e la cura delle malattie degli ammalati. Non vi sono testi scritti. Gli anziani sono i detentori e custodi della tradizione religiosa e la tramandano verbalmente alle generazioni successive, soprattutto attraverso racconti e proverbi. Infine, tutte hanno luoghi e soprattutto oggetti cui conferiscono una valenza sacrale e poteri taumaturgici. Ce ne interessiamo perché con la tratta degli schiavi dall'Africa verso il Nuovo Mondo nel secolo XVI, dal XVI in poi, sono state importate anche queste forme di religiosità. Quella che più ci interessa è il candomblé, diffusa soprattutto in Brasile, ma conosciuta anche in Bolivia e in altri paesi dell'America Latina. Il candomblé si è sviluppato in Brasile ad opera dei sacerdoti e delle sacerdotesse africane giunti come schiavi nel periodo che va dal 1549 al 1888. In questi periodi i missionari cattolici convertirono in massa gli schiavi, forzatamente, ma gli schiavi mantennero sotterraneamente vive le loro tradizioni religiose. Essi infatti erano costretti a battezzarsi, accogliere ed accettare la religione cattolica, ma assimilando quella che per loro era una nuova dottrina religiosa, sovrapposero le proprie divinità ai santi cattolici, creando così una sorta di cattolicesimo politeista e dissimulando di fatto una conversione che non era mai avvenuta. Così ancora oggi molti non trovano alcuna contraddizione nel frequentare la messa e un rito di iniziazione. Durante il periodo finale della tratta degli schiavi, l'ultima decade del XIX secolo, gli schiavi portati in Brasile dai portoghesi si trasferirono nelle città, dove aumentavano notevolmente le loro possibilità di aggregazione, di confronto e di scambio anche fra differenti etnie, un contatto che era impossibile quando si trovavano nelle fazendas. Allo stesso tempo, gli ex schiavi si ritrovavano liberi dall'imposizione del cattolicesimo e sulla base di questi nuovi stimoli si formarono nuovi gruppi di culto, spesso organizzati in irmandades, cioè confraternite. E il culto degli Orixas venne ufficialmente associato a quello dei santi cattolici. Ancora oggi, a ciascuno di essi
ad esempio, viene corrisposta una figura del conto cristiano e un orixa. Ad Apsala, dio della creatività e figlio della divinità suprema Olodum, corrisponde Gesù. A Ormuzd o Aluyale, dio guaritore delle epidemie, corrisponde San Lazzaro. A Chang'e, divinità del fuoco e dei fulmini, della danza e della guerra, corrisponde Santa Barbara. Elegua, simbolo degli opposti e protettore dei viaggiatori, si assimila a Sant'Antonio di Padova. E via dicendo. Il Candomblé cerca un rapporto armonico fra tutte le parti che compongono l'essere umano, il cosmo e la società, mettendo in equilibrio tutti questi aspetti. Nonostante ci sia un pantheon di divinità numerose, il Candomblé non è propriamente una religione politeista, perché esiste un principio primo, chiamato Olorum, da cui provengono gli Orixa, le divinità, a cui Olorun ha delegato il suo potere. La maggior parte dei brasiliani identifica Olorun con il Dio cristiano. Generalmente chi lo pratica ha nei confronti del Candomblé una profonda fede nelle energie superiori della natura. Ogni persona è considerata un frammento della divinità, dalla quale ha ereditato le caratteristiche fisiche, psichiche e energetiche. L'Orix, detto anche santo, per il passato processo sincretistico con i santi cattolici, si impossessa del credente, si serve di lui come strumento per comunicare con i mortali. Tra gli adepti al Candomblé è diffusissima la credenza secondo la quale ogni persona possiede una divinità protettrice, chiamata Orixa de Cabeçalho oppure Orixa de Frente, che fa assumere involontariamente al suo protettore, Filas o Filos, tutte le sue caratteristiche positive e negative. Gli Orixa hanno caratteristiche umane, per questo piacciono e sono venerati fino all'estremo. Le pratiche propiziatorie sono colme di passione, la venerazione passa attraverso attimi di trance e stati alterati di coscienza. Un rituale fondamentale è quello della possessione, in cui la divinità evocata entra nel corpo del fedele. Essi trasmettono agli umani l'Axé, cioè l'energia universale che è in tutte le cose e nei viventi. Esistono poi, oltre agli Orixa, due importanti personaggi indipendenti rispetto al mondo degli Orixa, ma con i quali interagiscono. Sono l'oracolo Ifá e il messaggero Exu. Ifá lavora per portare agli uomini le parole degli Orixa ed è situato in posizione superiore ad Exu, il cui compito è quello di trasmettere ai santi i desideri degli uomini. È diffusa anche la pratica della magia, ma solo magia bianca, che non desidera recare danno alle persone, ma piuttosto cercare di entrare in contatto con gli spiriti degli antenati. La parola Candomblé è di origine bantù e sembra significasse danza dei negri. È anche il nome di un antico strumento musicale. Il Candomblé ha avuto inizio proprio a Salvador de Bahia, definita la Roma Nera a causa del grandissimo numero di schiavi deportati nell'ultimo periodo della tratta.
Benché originariamente la sua diffusione fosse limitata alla popolazione in schiavitù, fosse bandita dalla Chiesa Cattolica e perfino criminalizzata da alcuni governi, il candomblé è sopravvissuto per secoli e si è diffuso considerevolmente dopo la fine della schiavitù nel XIX secolo e all'inizio del XX. Ora è una religione ampiamente diffusa con seguaci appartenenti a tutte le classi sociali e decine di migliaia di templi o terreiros. Oggi il governo brasiliano riconosce e protegge il candomblé, sovvenziona certi terreiros, specie a Salvador de Bahia. Circa 2 milioni di brasiliani, l'1% della popolazione, si dichiara seguace del candomblé. Nella cultura brasiliana le religioni non sono avvertite reciprocamente esclusive e pertanto molte persone che praticano abitualmente altre confessioni partecipano ai rituali del candomblé. La divinità, i riti e le feste del candomblé fanno ormai parte integrante del folklore brasiliano. Questa capacità di mescolare spontaneamente le fedi è presente anche in Bolivia, nonostante il cristianesimo sia la religione della maggioranza della popolazione boliviana. Anche qui, nonostante la forza di persuasione dei missionari, gli indios hanno sempre avuto molta difficoltà a diventare esclusivamente cristiani. E così, in un paese in cui la popolazione è in gran parte di origine quechua e aymara, le credenze ancestrali di queste etnie, il culto della Pachamama, la venerazione del sole e della luna, i riti di magia per curare diversi mali, sono ancora oggi ben radicati. Non dobbiamo scandalizzarci, occorre piuttosto cercare di evangelizzare meglio queste culture, tentare di cogliere cosa può esserci di buono in queste credenze popolari e provare ad insegnare a coniugare insieme fede vera e pietà popolare. A me personalmente è capitato di incontrare a Reggio Calabria una seguace del candomblé, un'immigrata brasiliana ormai stabilitasi in provincia di Reggio Calabria da anni e guardata con sospetto dai compaesani perché si recava al cimitero e lasciava del cibo sulle tombe. La sua intenzione era solo quella di nutrire i defunti. La sua, mi ha spiegato, era solo magia bianca che cerca il bene per le anime. Mai avrebbe osato praticare magia nera, quella cioè che vuole il male di qualcuno.